Ben ritrovati e benvenuti amici di Teleprima e soprattutto amici di Gossip Mania, eccoci qui nel pomeriggio della nostra emittente per tenervi compagnia per una mezz'oretta non solo di spunti e riflessioni della vita quotidiana, ma anche di tutto ciò che è successo nelle ultime ore, amori finiti, amori che stanno iniziando, rotture professionali, perché oggi parleremo anche di decisioni lavorative che magari non sono proprio giuste. Ne abbiamo anche parlato nelle scorse puntate, nelle scorse settimane, anche perché ovviamente l'hashtag che utilizziamo sempre ve l'avevamo detto e Certo. ci piace tanto soprattutto ribadirlo. In mia compagnia, super compagna di avventure, Elvira Vigliano. Ciao Elvi. Ciao Alessia, ben ritrovato. Una giornata un po' particolare questa. Stamattina abbiamo avuto la Sì. notizia anche della morte di Carla Fracci, quindi insomma è una giornata un po' uggiosa sotto tutti i punti di vista. È vero, come hai commentato tu, è un periodo veramente brutto, ci stanno lasciando soprattutto nelle ultime settimane veramente tanti personaggi che hanno fatto poi il mondo dello spettacolo, della musica italiana, anche la scorsa settimana Franco Battiato, ma veramente tantissimi personaggi. Anche Carla Fracci è stata tra le esponenti maggiori della danza e dell'arte, non solo appunto della danza, in tutto il mondo e ovviamente anche in Italia, quindi doveroso ricordare. Ricordarla veramente anche qui a Gossip Mania. Noi ritorniamo sui nostri argomenti che sono sicuramente più leggeri, seppur in parte. Infatti, parliamo di un argomento che ormai ci è caro, di un personaggio che ci è molto caro, che è sulle copertine delle riviste, impazza sul web e sui social, non solo per i suoi triangoli e quadrangoli amorosi, ma oggi non ne parleremo, ma anche per delle scelte professionali che sono state già criticate da molti, nonostante la sua carriera, possiamo dire, sia ancora agli inizi. Parliamo ovviamente di Tommaso Zorzi, che è un po' il personaggio del momento e che sta cavalcando anche quest'onda, però che sta per ritirarsi, poiché opinionista dell'Isola dei Famosi che ormai volge al termine, quindi sta pensando subito cosa fare da grande. Qualche scelta già però subito modificata, subito ribaltata, sì, stavo dicendo bene, e nonostante ciò però c'è molta confusione in Tommaso Zorzi. Sì, in lui e soprattutto in chi lo segue, perché lo vediamo un po' su tutti i social e ancora rispetto all'inizio dobbiamo capire dove collocarlo, perché è una personalità particolare, però allo stesso tempo, insomma, non riusciamo, come accade poi facendo un confronto con le stelle, anche quelle che abbiamo menzionato all'inizio, si tratta un po' di confusione che poi pervade anche i social perché, insomma, non sappiamo chi siano queste persone e soprattutto se, come dicevi tu ieri, si tratta di meteore o di stelle vere e proprie. È vero, anche perché è stato uno dei protagonisti assoluti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Ha comunque dimostrato un grande carattere, simpatia, una certa verve, tant'è vero che proprio all'interno del format conduceva, tra virgolette, anche un programma, un quiz molto divertente, quindi tutti avevamo scommesso su di lui dicendo una volta uscito dalla casa farà benissimo, si avvierà verso una carriera fantastica. Invece forse proprio la sua troppa voglia di stare sotto i riflettori e ha fatto compiere delle scelte poi già sbagliate, poiché come opinionista, abbiamo sempre detto, ma non solo noi, non è particolarmente convincente, ha incassato tante tante critiche già per un'edizione dell'Isola dei Famosi che sicuramente non resterà nella storia. Assolutamente, il suo problema è stato quello di confrontarsi poi con delle figure importanti, Sì. perché parliamo comunque di Elettra, parliamo di Iva Zanicchi, che insomma già semplicemente nominarla ci fa venire il sorriso, quindi è stato anche un pochino sfortunato in questo, però era la sua occasione per fare vedere effettivamente quanto valeva. Al contempo però ha cercato di portare avanti i suoi progetti e più che altro sta rimanendo impresso per le innumerevoli relazioni che sta portando avanti. Un po' lo invidiamo perché effettivamente in questo periodo c'è magra, però da questo punto di vista, insomma, sembra essere, come hai detto tu, confuso. E questa confusione poi credo che avrà un eco anche per quanto riguarda le apparizioni future, perché in molti dei produttori e dei registi si stanno domandando se effettivamente si tratta di una personalità o di qualcuno che finge di avere una personalità.
Sì, anche perché effettivamente nella sua apparizione al Grande Fratello aveva dimostrato anche tanta empatia con il pubblico, cosa che poi è venuta un po' a crollare per le tante polemiche anche con i naufraghi in diretta nell'Isola dei Famosi, le tante critiche che ha ricevuto anche da parte di personaggi noti come lo stesso Stefano Bettarini, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, che l'ha letteralmente demolito dicendo che in primis ha una voce non troppo gradevole, quindi per chi ovviamente decide di intraprendere la carriera televisiva e da opinionista, è già un aggravante molto importante. Quando poi effettivamente sembra che sia emerso caratterialmente soltanto per una mancanza forte di carattere degli altri protagonisti del reality, perché poi quando viene messo a confronto di altri personaggi che hanno anche più esperienza nel mondo della televisione, viene mangiato. Sì, ed è il rischio che si corre poi in queste situazioni. La cosa che mi stupisce è che stando 24 ore su 24 sotto una telecamera è difficile anche mantenere la strategia, quindi Vero. può essere anche che lui abbia bisogno un attimino di orientarsi in questi nuovi format, perché ovviamente è una personalità fresca, non conosce bene il sistema. In quel caso però, ecco, se avessi usato una strategia, in questo caso il suo futuro sarebbe quello attoriale, non da conduttore. È vero anche perché poi lo stesso Alfonso Signorini, che l'ha lanciato appunto nel mondo della televisione, gli ha detto che forse avrebbe avuto bisogno di un periodo di riflessione, di relax, anche per riprendersi da questo lunghissimo percorso al Grande Fratello. Invece, subito si è lanciato in queste nuove avventure. Ce ne doveva essere anche un'altra, perché lui non è solo opinionista dell'Isola dei Famosi, conduce anche un programma di interviste proprio a margine del reality, però nonostante ciò, gli era stata proposta la conduzione di un programma importante, sempre sulle reti Mediaset, ovviamente, perché l'entourage resta sempre quello. Un programma di inchieste giovani, un programma molto innovativo nel quale lui avrebbe avuto un ruolo di conduttore, ma anche di ideatore del format. Quindi sarebbe stato un grande passo in avanti per lui. Lui ovviamente ha accettato. Si è registrata anche una puntata zero, ma questa puntata zero non andrà mai in onda perché poi ha deciso di abbandonare già il programma. Probabilmente ha capito che non faceva per lui e effettivamente, insomma, cavalcare l'onda quando è alta, quindi subito dopo, insomma, l'apparizione al Grande Fratello, poteva essere un'opportunità. Il fatto è che lui non ha avuto il tempo effettivamente di capire quale dovesse essere la strada o probabilmente la strategia da utilizzare, se parliamo effettivamente di questo. Fatto sta che, insomma, questo ulteriore insuccesso lo farà ricadere poi nel dimenticatoio, perché si tratta in questo caso di una persona che non riesce ad andare oltre i propri limiti, perché effettivamente, insomma, se si è se stessi, qual è il problema di condurre un programma? Ci sono tante cose che non vanno e forse è troppo distratto anche dal lato sentimentale, perché insomma ci sono dei puntini sulle i che devono essere messi e più che altro si sta rendendo noto per il gossip piuttosto che per le sue qualità. Esatto, infatti ho proprio la sensazione che lui voglia mettersi in gioco nella maniera più facile, quindi con Sì. la copertina, con l'inciucetto, con il gossip, che poi a noi fa piacere perché ovviamente ne parliamo, però nel momento in cui c'è da alzare l'asticella e mettersi realmente in gioco, lui si tira indietro, anche perché il programma senza di lui però si farà comunque, ha cambiato conduttore, anzi conduttrice, sarà Eleonore Casalegno, quindi un tipo di persona assolutamente diversa, che ha molta esperienza nel mondo della televisione, e lui però mica è rimasto con le mani in mano, tant'è vero che ha detto che in realtà ha abbandonato quel programma, che poi non è stata neanche una dichiarazione molto carina, per un progetto ancora più grande. Infatti ha cambiato proprio radicalmente emittente e dai primi rumors sembra che sia il prossimo opinionista, giurato, giudice, insomma, di Drag Race, che è un programma appunto sulle drag queen, travestimenti, quindi completamente diverso rispetto al taglio che gli volevano dare.
E questo taglio che lui ha deciso di dare si era già intravisto un pochino sull'isola quando ha parlato nel caso di Andrea Cerioli e Moser per il taglio di capelli. Quindi ha già iniziato a dare qualche indizio sulle modalità in cui intenderà proprio condurre questo programma, perché effettivamente, insomma, basarsi su dati di fatto, e cioè che ognuno è libero di fare quello che vuole, soprattutto se si piace in un determinato modo, è molto semplice. Bisognerebbe poi in questo caso fare delle critiche abbastanza costruttive. Sappiamo però che è un argomento delicato, quindi risulta anche in questo caso una sfida, perché potrà dimostrare di essere se stesso, però dubito che lo farà non cadendo nel banale. Esatto, scelta comunque di comodo, quindi Sì. andiamo a chiudere così il cerchio. Fatto sta che evidentemente si sente tagliato per quest'ambito, un ambito sicuramente più virale, più social, più chiacchierato, perché sicuramente per la prima volta poi un'edizione in Italia, perché ha spopolato ovviamente all'estero, in Inghilterra e negli Stati Uniti, sicuramente farà parlare molto molto di sé come trasmissione, come format, anche per giurati e conduzione. Noi cambiamo completamente argomento e riprendiamo un po' gli argomenti che abbiamo toccato anche nella giornata di ieri, delle paure, della solitudine, anche del non essere all'altezza, non solo come artisti, e ne abbiamo parlato ieri nel caso di Elisa, di un'Elisa quindicenne che già poverina soffriva di gastrite per le prime porte sbattute e chiuse in faccia, ma anche nel non essere all'altezza di essere madre molto giovane a 27 anni e di dover affrontare la malattia appena nata della propria figlia. Parliamo appunto di Paolo Bonolis e della sua compagna Sonia, ed è proprio lei che si è raccontata a viso aperto, a cuore aperto, possiamo dire, ancor meglio. E ha raccontato tutte le problematiche vissute in primis con se stessa proprio nell'affrontare la rara malattia della figlia che sta portando avanti nel tempo, ha sempre bisogno di cure, di operazioni, spesso ne parlano. E proprio da neonata, possiamo dire, da piccolissima, ha iniziato questo suo percorso. Da lì è iniziato anche un periodo di crisi personale, si è messa in discussione come madre, come moglie, anche con lo stesso Paolo Bonolis, che è riuscita poi soltanto a superare nell'arco del tempo e nell'arco dei decenni, quindi è stato un percorso molto molto lungo. E devo dire che, insomma, non si sarebbe mai potuto immaginare, perché fortunatamente, insomma, nel caso di Paolo Bonolis lo vediamo quasi tutti i giorni e non ha mai abbandonato il suo modo di fare, questa sua simpatia che comunque lo contraddistingue, unita ad una forte cultura. Dietro le telecamere c'era appunto Sonia, che ha sempre seguito, insomma, Paolo, ed effettivamente, insomma, nelle diverse interviste che hanno lasciato trasparire poco la loro sofferenza. E forse perché, insomma, la realtà dei fatti è molto dura, risulta difficile parlare di un problema, soprattutto nel caso delle malattie rare, in cui non si sa quali saranno poi i risvolti di questa malattia. Le problematiche che però sono legate a questo sono sicuramente la paura di perdere una figlia. E l'abbiamo visto che anche in altre situazioni, come in realtà questo problema possa portare poi le persone anche a chiudersi un pochino in se stessi. E nel loro caso, insomma, una crisi di coppia penso che sia stato il minimo da dover affrontare. È vero anche perché effettivamente ne abbiamo parlati anche con Luca Ward, ne abbiamo parlato con Marco Giallini soltanto nei giorni scorsi, ognuno ha il proprio modo di elaborare quello che può essere una brutta notizia, un lutto, come può essere appunto il lutto della perdita di una moglie, della quale abbiamo parlato nei giorni scorsi. E anche effettivamente avendo il sostegno di un partner e di una coppia così solida, quale sono Sonia, appunto, e Paolo Bonolis, però in quel momento si pensa solo a chiudersi in se stessi, si vede tutto nero, tutto grigio, non si vedono appunto scappatoie, motivi di risoluzione, oltre al fatto ovviamente che vedere una figlia appena nata che già soffre è già di per sé veramente bruttissimo. Sì, anche perché non è facile mettersi nei panni di chi deve affrontare questo tipo di malattie, soprattutto nel caso di una bambina poi così piccola che deve già conoscere gli ambienti ospedalieri. Ci si augura sempre che, insomma, i bambini non vivano queste esperienze, però in questo caso, insomma, si tratta comunque di un modo per poter affrontare la vita poi
in situazioni diverse, perché comunque prepara poi anche la coppia e quindi il bambino a vivere in maniera molto più concreta, dinamica, senza lasciarsi andare, e l'abbiamo visto anche nei casi, per esempio, relativi a Martina Colombari, insomma, Certo. cercare di fare fronte a quelli che sono i problemi dei propri figli risulta sempre difficile perché si va a toccare poi la vita vera, quella che è, soprattutto nel caso delle madri, difficile poi da affrontare e digerire. È bello che comunque ne stiano parlando anche dal punto di vista delle madri, perché come spesso diciamo sembrano sempre personaggi inarrivabili che possano godere e vantare di una vita perfetta, Sì. invece è una vita normale, quotidiana, con le proprie immense difficoltà ovviamente, e anche le reazioni sono assolutamente umane, con tutte le fragilità, e comunque un lato molto molto sensibile dei tanti protagonisti, che molto spesso poi soffrono anche del fatto che, essendo personaggi del mondo dello spettacolo, non riescono poi a dare il loro apporto fondamentale alla famiglia in termini di presenza, di tempo, però assolutamente loro, che sono poi una coppia così solida, riusciranno a trovare sempre un proprio equilibrio. Certo, anche perché devono farlo per forza, sono Certo. invidiati per l'amore che provano l'uno per l'altra e devo dire che questo rapporto, insomma, va avanti da tanto tempo. È stato anche un pochino discusso all'inizio perché, insomma, Sonia si era intrufolata nella vita di Paolo, però in questo modo hanno portato avanti poi un progetto di vita insieme anche dal punto di vista professionale. Quindi abbiamo visto in questo caso come lavorare insieme non è sempre negativo. È vero, poi è davvero una bellissima coppia. Noi intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, perché il prossimo argomento, ve l'assicuro, è tutto da ridere, quindi a tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, vi abbiamo promesso tante sorprese, soprattutto tante risate dopo la pubblicità, e sarà assolutamente così. Quando ho letto questa notizia e poi ho guardato tutto il video dell'intervista, le risate veramente non hanno avuto fine, perché è una notizia fantastica. Partiamo dall'inizio. Conosciamo tutti ovviamente Fedez, che tra le tantissime cose possiamo dire ormai, vabbè, cantante forse è l'ultima L'ultimo proprio, proprio. perché è quella meno sponsorizzata, testimonial di costumi, imprenditore digitale presso se stesso e presso la Chiara Sì. Ferragni, padre ovviamente anche con la sua famiglia allargata, ormai di tutto e di più, creatore di smalti, non lo Certo. dimentichiamo, quindi è diventato Smalti anche fluo. smalti fluo che si illuminano anche al buio, alcuni, quindi veramente parliamo di tantissime cose. Tra le tante, conduce anche una Sì. trasmissione che si chiama Muschio Selvaggio. È Sì. una trasmissione assolutamente sopra le righe, uno studietto molto molto piccolo fatto appunto di Muschio ed una scrivania insieme a Luis, il suo compagno fidato di sempre, compagno di avventure, di risate, veramente di tutto e di più. Ed ospitano anche personaggi molto importanti, non solo per ridere, ma anche per affrontare temi impegnativi e spunti appunto di riflessione. Possiamo dire che ci hanno un po' copiato, Sì, ci insomma. hanno copiato. Ci hanno copiato in questo. Una delle ultime ospiti, se nonché grandissima amica appunto di Fedez, di Chiara Ferragni e di tutta la famiglia, è stata Donatella Versace, un personaggio Sì. fantastico perché è assolutamente emblema, icona di stile, delle donne
indipendenti, oltre ovviamente a portare con sé la storia fantastica della famiglia Versace, del fratello Gianni, che ha raccontato poi in questa puntata particolare di Muschio Selvaggio, ha raccontato anche le difficoltà dell'essere una famiglia del sud, perché loro sono originari di Reggio Calabria appunto, e la voglia di spaccare il mondo, anche di invertire le gerarchie, perché fare gli stilisti comunque provenienti da un paesino del sud Italia e nel nord Italia, che sempre l'ha proprio spiegato, messo i bastoni tra le ruote alle persone che non erano all'altezza secondo loro del predominio appunto del nord Italia, è stata comunque una grandissima soddisfazione. Ha parlato anche dello stile Versace, che è molto lontano dal bon ton, anzi non voleva le donne grigie o vestite tutte di nero, le donne algide senza personalità, ma le voleva vestire anche per divertirsi con i colori, con le gonne corte, con ciò che potesse farle sentire a proprio agio. Quindi in primis, prima di raccontarvi ovviamente delle risate, è stata ed è ancora, perché è portata avanti egregiamente dalla stessa Donatella, una rivoluzione completa in Italia, ma in tutto il mondo anche. Sì, è assolutamente vero, anche perché insomma sull'amicizia che c'è con Fedez l'abbiamo visto anche prima della nascita di Baby V, con le immagini insomma di Leone su quel divano che insomma costava più, vestiti in coordinato, sì, poi con le camicie uguali. Sì. Da questo punto di vista insomma c'è un rapporto che va avanti da tanto tempo, ed è un rapporto particolare perché al di là insomma dell'apprezzare questo stile c'è una profonda amicizia che va un po' contro, sai, l'immagine dello stesso Fedez, perché l'abbiamo sempre visto come un eterno bambinone che è diventato papà quasi per caso, ha trovato l'amore, e invece riesce a stringere dei rapporti con delle personalità poi anche particolari, perché Donatella Versace insomma viene vista come un intoccabile, è stata molto spesso criticata per il fatto di aver scelto, come nel caso di Valentino, insomma, la strada della chirurgia estetica, però hanno mantenuto alto il nome del brand di cui facevano parte. E proprio in questo caso, insomma, nella storia di Versace, che è macchiata anche dal sangue, lei è riuscita a cercare di dare comunque un taglio diverso, a cercare di trasmettere alle donne la voglia di vivere, che è poi caratteristica di questo stile un po' barocco, che però, insomma, fa anche impressione nel guardare una donna vestita in un determinato modo. Vanno contro quelle che sono anche le tradizioni, perché abbiamo visto che la moda è un pochino caratterizzata da diversi stili, cioè lo stile alla russa, lo stile alla francese, lo stile italiano poi è quello che insomma prediligono un pochino tutti anche all'estero. È vero, veramente una storia incredibile, mantenendo poi sempre la coerenza nelle scelte, appunto nello stile, mischiando poi varie influenze, quindi veramente uno stile inconfondibile. Nonostante ciò, conosciuta in tutto il mondo, l'ha detto anche Fedez, che il suo termine di paragone della famosità è Justin Bieber. Sì. E questa volta per Justin Bieber, che ha avuto il privilegio di conoscere Donatella Versace, quindi siamo arrivati proprio a livello pro. Nonostante ciò, però, una vita assolutamente sopra le righe, importantissima, conosce ogni tipo di personalità del passato, del presente, probabilmente anche del futuro, ma Donatella Versace è una di noi. Sì. Commette errori, viene sbeffeggiata e soprattutto si è resa protagonista di una gaffe incredibile, proprio perché in un evento che stava organizzando lei voleva assolutamente come band i Blur, sì, che conosciamo tutti. Sì. Solo che a causa di un piccolo difetto di pronuncia, perché l'ha detto soprattutto lei che vive in America, ovviamente la pronuncia non è mai identica, poiché o sei nato in America, sì, oppure è difficilissimo acquisire poi lo slang, a posto dei Blur sono arrivati i Blu. Sì. Lei quindi si è trovata davanti sti ragazzotti che non aveva mai visto, però talmente mortificata della gaffe e dell'errore non ha detto niente, e l'evento così è andato avanti con i Blu, noti per l'ultima canzone con Francesco Monte. Non dimentichiamo questo dettaglio, perché è fondamentale. Ovvio.
Per favore. Comunque, insomma, ci sta. Credo che la kermesse sia andata bene comunque, perché insomma, sono degli gnocconi anche, insomma, sì, d'anziani. Sarà stato un po' revival anni 2000, quindi. Però, insomma, il repertorio rispetto ai Blur è completamente diverso, anche lo stile musicale. Fatto sta che, insomma, è difficile poi in queste situazioni anche trovare uno spunto, perché sai, di solito siamo abituati a vedere gli stilisti come persone che vogliono la perfezione, soprattutto quando si parla di eventi, quindi in questo caso questo errore avrebbe potuto portare la Versace, insomma, anche a voler annullare l'evento. Invece, come hai detto tu, è una di noi, perché effettivamente, insomma, la musica è bella, qualunque essa sia. Abbiamo parlato anche di Justin Bieber, che insomma non è un tipo di musica moderna, almeno per noi della generazione un po' più vecchia. Fatto sta che insomma è stato caratteristico anche il modo in cui l'ha raccontato, e adesso capisco tante cose, soprattutto perché è amica poi di Fedez. Sono accomunati da questo umorismo, sì, che li porta anche a ridere di se stessi, ed è una cosa importante. Sì, infatti l'intervista è stata veramente veramente bella, di una semplicità esagerata, ride, scherza, quindi è veramente una persona semplice nonostante sia un'icona in tutto il mondo. Quante volte poi è capitato anche a noi di fare una gaffa, però far finta assolutamente di niente, sì, magari anche rispondere al telefono, non capire chi è ed andare avanti nella conversazione piuttosto che confondere una persona con un'altra. Sì, pensa che quando ti fermano per strada e ti dicono ciao e tu rispondi e credi di sapere chi è l'altra persona, e magari è una persona vicina e dice ma chi era? Non lo so. Anche perché ricordo sempre che quando ero più piccolina, con i fidanzatini, insomma, di rito, molto spesso si utilizzava la locuzione ciao bello per definire tragedia. Proprio, sì, perché insomma era molto più semplice dire ciao bello piuttosto che dire invece il nome, ricordare il cognome il di quella nome, persona. Esatto. Ed è un po' quello che facciamo anche oggi. Bisogna insomma pensare che la memoria a volte fa cilecca e quindi si possono creare delle situazioni imbarazzanti. È vero, io ho un aneddoto fantastico del mio 18° compleanno, quindi non posso neanche fingere di essere piccola o adolescente, poiché i miei genitori, tramite degli amici che vivevano in Toscana, mi hanno fatto la sorpresa penso più bella della mia vita, e mi è arrivata questa telefonata dal mio calciatore dell'epoca preferito, che poi era andato a giocare al Valencia, quindi questa telefonata proveniva dalla Spagna. Appena ovviamente ho risposto al cellulare, ricordo che ero dall'estetista per fare la manicure per la mia festa dei 18 anni, quindi già immaginati la scena. Lui non mi dice al telefono chi è, io però ovviamente riconosco la voce, convinta che fosse uno scherzo. Quindi lui che parla, ah ciao Alessia, auguri, ah grazie. Molto infastidita perché ero convinta fosse uno scherzo. Poi quando è andata avanti la telefonata, è iniziato a dare anche dettagli su altri incontri che avevamo avuto, le chiacchiere che avevamo fatto, varie lettere, perché all'epoca sì, ovviamente si scrivevano le lettere ai calciatori e ti rispondevano anche, quindi ho decine di lettere risposte da lui con gli autografi, magliette, questo e quell'altro. Ho detto oddio, la telefonata è vera, però ovviamente non ho assolutamente detto che in realtà lo stessi snobbando, perché non credevo alla possibilità di quella cosa, e quindi sono andata avanti facendo finta di nulla. Diciamo che in queste situazioni è un po' difficile mantenere anche la calma, perché si fa una figuraccia, e soprattutto era un regalo molto bello, penso che insomma ci sia stato parecchio lavoro dietro, però ecco, insomma, siamo abituati anche noi a non prenderci sul serio, quindi è anche normale reagire in questi modi un po' particolari, anche perché è un sogno che si avvera, quindi non sempre crediamo che possa accadere. Sì, fortunatamente poi un paio d'anni fa è venuto qui a Caserta a disputare una partita e sono riuscita a scusarmi. Quindi sistemato la faccenda. Sì, sì, diciamo con un bel po' di anni di ritardo, però ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Ultimo argomento, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, però è doveroso farci un altro passaggio. Purtroppo continuano le polemiche che riguardano i poveri Maneskin, perché sì, è vero che qualsiasi cosa si faccia, ovviamente soprattutto proveniente dall'Italia, deve essere sempre
punzecchiata e soprattutto vittima di critiche ingiustificate. Questa volta le critiche vengono dalla Bielorussia. Sì. Che tu dici, vabbè, cioè qualcosa devono fare per far parlare di sé, sì. Diciamo. Tu mi aiuterai in questo, visto che sei cittadina del mondo, diciamo. Però diciamo la Bielorussia, uno di quei posti in cui... È un puntino, esatto, una macchia sulla cartina, insomma. Esatto, evidentemente la musica lì ancora non è arrivata e stanno ancora all'Eurovision, del quale parlavamo, appunto, di Giola Cinquetti, o di l'Eurospin, volendo citare, insomma, Oretta Berti. O l'Eurospin. E quindi è partita da questo giornalista, del quale non diremo neanche il nome perché non lo merita per le cattiverie che ha detto, quindi la pubblicità già ne ha avuta troppa, ha detto che i Maneskin sono vergognosi, sono pervertiti, degenerati, spazzatura, probabilmente avranno l'AIDS, cosa gravissima, infatti spero lo licenzino, non lo so, se mai fosse giornalista veramente lo possano radiare da qualsiasi albo e mandarlo, non lo so, in terapia, che non sono rappresentanti della virilità, dell'essere uomo, con queste tutine, con questo abbigliamento, sono vergognosi, loro la droga e tutto il resto. Un atteggiamento molto maturo, devo dire la verità, soprattutto quando parliamo... Dicono che non sta rosicando, diciamo. Sì, no, non sta rosicando, ma stanno rosicando parecchio per questa vittoria, sì, dei Maneskin, e devo dire che invece i Maneskin non se ne fregano proprio e fanno benissimo, perché insomma hanno dimostrato di aver vinto meritatamente, e soprattutto tutte le dicerie anche sulla droga e sul loro modo, insomma, di vestire o di cantare, gli sono tranquillamente scivolate addosso, ed è un atteggiamento che invidio, perché sai, in determinate situazioni, quando si muovono delle accuse personali, risulta difficile mantenere la calma, invece molto. Loro sono molto sicuri di sé, e quindi questi attacchi normalissimi, perché insomma ricorda i mondiali del 2006, quello che è potuto accadere dopo, e tutto quello che ruota poi intorno all'Italia, siamo conosciuti solo ed esclusivamente per le cose negative, invece quando accadono queste cose positive veniamo linciati quasi. Ma lo sanno perché poi in Italia ci sono tante cose belle e quindi le devono denigrare, questo è certo, il problema. È il metodo più semplice per cercare anche un po' di esaltare le qualità del proprio paese. Nel caso della Bielorussia, insomma, ci sono molti contrasti che vengono anche dalla Russia stessa, certo, perché c'è un contrasto politico-economico che va avanti da anni, quindi in questo caso è proprio il loro modo di fare, cioè criticare gli altri per cercare un pochino di porsi al primo posto. Nel caso insomma di queste accuse personali e non professionali che hanno rivolto nei confronti dei Maneskin, non c'è nulla da dire se non un semplice no comment. A tal proposito ricordiamo, giusto per sciorinare un po' di numeri, i Maneskin vincitori del Festival di Sanremo, dell'edizione dell'Eurofestival lo scorso sabato, ma soprattutto il loro Zitti e Buoni, il loro brano vincitore, è stato il più ascoltato nell'ultima settimana in tutto il mondo. Quindi già questo dovrebbe essere una risposta a tutte le provocazioni. A tal riguardo, come se non bastasse, lo stesso Damiano, per altre motivazioni, ieri poi ha divulgato anche un post e un video sui social, nel quale ha raccontato veramente un bruttissimo episodio. Ha detto che era in strada, girando tranquillamente, e aveva una camicia un po' corta, tipo crop, infatti ha detto proprio crop, perché poi a lui piace lo stile, piace sperimentare. È passato davanti a una pattuglia delle forze dell'ordine, era in centro a Roma, se non erro, tra Roma e Milano comunque, e ha sentito il commento infastidito di questi due poliziotti nel dire: guarda un po' questo come si è vestito. E lui ha risposto nulla nel momento, però in questo video ha risposto che più sarà alta e forte la voce delle critiche, la voce di coloro che non capiranno la loro musica, il loro modo di vestire, il loro modo di esibirsi live, e più le camicie saranno corte, le tutine saranno attillate e i loro vestiti che richiameranno sempre più quelli delle donne. E questa cosa non può fare altro che piacere, soprattutto a noi che poi insomma siamo le portatrici di questo messaggio a favore della diversità,
in tutti gli aspetti, perché certo, diversità non è un qualcosa di negativo, la diversità si ha anche tra noi due, ad esempio, abbiamo colori di capelli diversi. Tu sei abbronzata, io sono bianca. Ma soprattutto, glielo rinfaccio sempre, non sì, mi me lo rinfaccio sempre, però insomma, da questo punto di vista la diversità è un qualcosa, è un valore aggiunto e quindi bisogna sperimentarla, ma soprattutto imparare a conoscerla. Ed è un problema che abbiamo oggi, perché siamo abituati piuttosto ad andare nella routine, in ciò che conosciamo. Tutto ciò che non conosciamo, quindi il rischio, ci fa paura, perché insomma è difficile anche porsi in contrasto con quelle che sono le mode attuali. E invece bisogna imparare dai Nazi Skin all'Eurospin, perché insomma il loro modo di fare credo che sia un simbolo per questa lotta, questa transizione che tanto bramiamo e che prima o poi arriverà, soprattutto se tutti ci uniamo alla voce dei Maneskin. Ma soprattutto siamo nel 2021 ancora a criticare il modo di vestire, una tutina, cioè manca a dire, stanno andando in giro nudi, non lo so, una tutina veramente non se ne può più, cioè criticate i sandali coi calzini, però ognuno faccia quello che vuole, insomma si vesta come vuole, si faccia i capelli come vuole, ma veramente sì. Cioè siamo nel 2021, appunto riprendendo una frase ascoltata, il medioevo è passato da un pezzo e sicuramente forse vivevano anche meglio rispetto allo scempio che stiamo vedendo in molti settori, è proprio come società che sta veramente cadendo a pezzi, cari miei. Sì, il problema è proprio questo, che si porta avanti questa idea del nel bene o nel male l'importante che se ne parli, e in alcuni casi può essere positivo, perché insomma nel caso dei Maneskin parliamo non soltanto del loro modo di cantare ma anche del modo di vestire. Il problema sorge perché abbiamo tanti influencer che si fanno carico di questo progetto a favore della diversità, ma poi cadono come pere secche quando gli si fa una domanda diretta. E quindi è lì che dobbiamo andare a scavare, non pensare ai Maneskin che sono un gruppo sicuro, hanno un'autostima molto alta. Cerchiamo invece di colpire questi influencerotti che sono più che altro, appaiono come meteore nel panorama e cercano di imitarsi a vicenda. Sì, l'identità, queste sono sempre le cose più importanti, soprattutto un proprio stile, come dicevamo anche ieri, e soprattutto sentirsi a proprio agio con qualsiasi cosa ci si vesta, qualsiasi cosa si dica o si faccia. Bisogna sempre mantenere una coerenza con se stessi, con i propri valori e con ciò che fa sentire ovviamente la nostra coscienza e il nostro modo di fare sempre a posto e sempre giusto per i nostri canoni, non con quelli della massa che possono essere diversi e non sempre giusti, e questa è la linea di pensiero. Un saggio parole che soprattutto speriamo che almeno chi ci segue possa un pochino aiutarci a diffonderle, perché due voci in un panorama così ampio sono sempre molto poche, quindi c'è bisogno di solidarietà e di inviare questi messaggi quanto più possibile, farli girare, perché nell'ultimo periodo le brutte notizie sono troppe e stiamo ritornando indietro piuttosto che andare avanti. È vero, infatti noi analizzeremo sempre tutto ciò che accade, perché sono messaggi molto molto importanti. Intanto noi, cara Elvira, siamo in chiusura, però ci vediamo domani. Ci vediamo domani come sempre. Buon pomeriggio a voi, quindi appuntamento su Teleprima ancora domani con Gossip Mania.